Buongiorno, sono le 11.02, giornale radio Ecomondo 2000, edizione straordinaria. Dunque, poche ore fa ci è giunta una gravissima notizia che è stato assassinato un nostro collaboratore, collaboratore di Antimafia 2000, lui si chiama Pablo Medina. E dunque, la notizia dell'assassinio del nostro amico, fraterno, il giornalista paraguayano Pablo Medina, ci lascia davvero attoniti e senza parole. L'immagine del suo corpo crivellato dai colpi di fucile strazia la notizia, scusate, strazia la nostra anima, perché insieme condividevamo la lotta contro le mafie, la corruzione, il traffico di stupefacenti e di organi. Pablo Medina è morto sotto i colpi di fucile sparati da due uomini armati fino ai denti, colpi che hanno sfigurato il volto e massacrato il torace. Da anni era impegnato in una costante lotta anche per chiedere verità e giustizia per suo fratello Salvador, anche lui giornalista e presidente della radio comunitaria Nemiti, portavoce di una vera e propria campagna contro il sistema di corruzione del suo paese, ucciso per mano mafiosa in un agguato. Oggi la mafia ha colpito ancora. Un attacco violento avvenuto attorno alle 2 del pomeriggio. Pablo stava tornando da un servizio giornalistico e si trovava in una, scusate, e si trovava in compagnia di due persone. Uno di questi al momento dell'attacco è riuscito persino ad effettuare una telefonata. Aiuto, aiuto, hanno sparato a Pablo. È riuscito a sentire Sixto Portillo, che aveva ricevuto la telefonata. Immediatamente è stato dato l'allarme contro, scusate, immediatamente è stato dato l'allarme. L'altro accompagnatore pure è stato ferito, mentre Pablo Medina è rimasto ucciso. Dopo aver commesso il delitto, i colpevoli sono fuggiti a piedi per pochi metri per salire su una moto e darsi la fuga in direzione di una zona boscosa. Gli agenti di polizia hanno poi rinvenuto 5 bossoli di fucile 9 mm. Da tempo Pablo Medina, corrispondente per ABC Color e collaboratore di Antimafia 2000, stava compiendo denunce in particolare sul traffico di Majorana che stava crescendo nel dipartimento di Canindeu, mentre in passato aveva denunciato i malaffari dei boss legati al narcotraffico con la polizia. Da oggi Pablo Medina non è più con noi, un altro giusto che abbandona questa terra. Proseguiamo con le notizie che ci provengono dalla testata giornalistica Antimafia 2000. Assieme a tutta la sua famiglia di Pablo Medina, ai suoi cari, ai suoi amici, noi ci stringiamo nel cordoglio per rendere onore alla sua memoria e al suo coraggio. Dunque, proseguiamo questa nostra edizione straordinaria, che ricordo per chi si fosse sintonizzato in questo momento, è stato assassinato per mano della mafia. Un collaboratore di Antimafia 2000, Pablo Medina. Pablo Medina, collaboratore ed amico di Antimafia 2000, ha partecipato a diversi congressi, come ad esempio quello organizzato nella città di Rosario, dove egli parlò di come e perché era stato ucciso il fratello Salvador Medina, assassinato il 5 gennaio del 2001. Medina è ricordato per le sue denunce contro la mafia del narcotraffico attraverso i mezzi di comunicazione. Dolore e tristezza inondano il nostro cuore di fronte a fatti che vestono a lutto il giornalismo onesto. Un giornalismo che mira a smascherare con le proprie denunce il potere nascosto della mafia del narcodollaro che impera sovrano nel paese del Paraguay, mimetizzato dalla società e protetto dal potere complice di molti politici. Che Dio accolga nella sua pace questo combattente colpito dal braccio criminale delle mafie, impegnato fino all'ultimo respiro per il benessere di tanti innocenti. Dunque, potremmo concludere qui questa edizione straordinaria relativa a questo gravissimo episodio che è successo, questo assassino, a questo attentato che
contro Pablo Medina, collaboratore di Antimafia 2000. Dunque, vediamo però, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, di dare, come facciamo ogni domenica mattina, lo sguardo a quelle che sono le altre notizie che ci riguardano. Quest'oggi una strettissima sintesi, perché questa è proprio un'edizione dedicata a questo gravissimo fatto di sangue che è successo. Dunque, vediamo di dare uno sguardo alle notizie, quelle più importanti, diciamo. Bologna, scontri ieri tra manifestanti e polizia al corteo dei centri sociali contro la Banca d'Italia. Gli agenti hanno caricato e respinto alcuni dimostranti coperti da caschi che in via Farini tentavano di sfondare il presidio delle forze dell'ordine per arrivare all'Aula Magna dell'università, dove il governatore di Banca Italia, Visco, ha tenuto un discorso per i 60 anni della casa editrice Il Mulino. Poi c'è una notizia di cronaca molto grave: un 48enne alla guida di un'auto ha investito un gruppo di ciclisti sulla via Aurelia alla Dispoli, siamo in provincia di Roma, e ne ha feriti 4. L'automobilista non si è fermato e dopo un chilometro ha travolto un altro ciclista che è morto durante il trasporto in ospedale. Il pirata della strada ha proseguito la sua corsa urtando contro un'aiuola. È stato quindi arrestato immediatamente. Veniamo agli scandali dell'Italia. Caso Ruby. Le dimissioni del giudice Tranfa, se dettate da un personale dissenso per la soluzione di Silvio Berlusconi nel processo di Ruby, non sono coerenti con le regole ordinamentali e deontologiche che impongono assoluto riservo sulla Camera di Consiglio. Così il presidente della Corte d'Appello di Milano, Canzio, definisce le dimissioni un gesto clamoroso e inedito. Tranfa si era dimesso dopo le motivazioni della soluzione, pare in dissenso con gli altri membri del collegio. Ognuno le interpreti come vuole, aveva detto il giudice. Abbiamo una notizia dell'ultima ora, ve la diciamo subito. Sono circa 50 i morti causati finora dal ciclone Hudu in India. Lo scrive l'agenzia di stampa PTI. Proseguono le operazioni di soccorso a una settimana dal disastro avvenuto nello stato orientale di Pradesh. Almeno 3 persone mancano ancora all'appello, circa 600.000 hanno subito danni e sono in grave difficoltà. Le case distrutte sono 6.000, soprattutto quelle nella fascia costiera a nord del paese. E a questo punto, come sempre, lo sguardo alle homepage delle principali testate giornalistiche che noi collaboriamo, vale a dire antimafia2000.com, pianetaoggitv.net e ilsicomoro.com. Non possiamo altro che dire che in primo piano, anzi in primissimo piano, c'è la notizia della morte di Pablo Medina, assassinato alla mafia, prima, in taglio primo, in taglio primissimo, in pianetaoggitv.net c'è una edizione straordinaria dove portiamo appunto, diamo appunto questa gravissima notizia. La programmazione di Pianeta Oggi TV per il momento è sospesa. Riprenderemo la notizia di questo attentato oggi pomeriggio a partire dalle 18:30 presso l'emittente radiofonica di Fontana Fredda, in occasione della nuova trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Per il momento è tutto, non ho altro da aggiungere, vediamo se ci fossero delle ultime ore, vediamo se abbiamo delle ultime ore in arrivo. Niente, vi ricordiamo solamente che è morto un giusto, lui si chiamava Pablo Medina, giornalista paraguayano ucciso dalla mafia. Pablo Medina, collaboratore anche di Antimafia 2000. È tutto per il momento, chiudiamo qui questa edizione straordinaria di Ecomondo 2000, in studio Massimo Bonella, la regia centrale Rosario Moreno, che ringrazio per la messa in onda. I programmi adesso proseguono con la programmazione musicale di Sites Web Network. A più tardi.